progettazione sperimentale con l'idea di ricostruire, di proporre i progetti per ricostruire due ali dell'hotel di Galifè. L'ala sud, che è stata demolita negli anni 60 perché è a rischio di crollo, e l'ala est, che non è mai stata compiuta. Ci auguriamo si possa poi realizzare, ma che è molto importante e ci dice molte cose sul talento, sulla qualità dell'architettura, su come è importante lavorare tra istituzioni per promuovere appunto la qualità del progetto e della cultura architettonica. Abbiamo trovato il modo di reinterpretare questo istituto, che è un posto bellissimo, ma che potrebbe diventare ancora più pubblico e ancora più aperto alla città. Il nostro progetto cerca di inserirsi in questa nuova storia e di dare una nuova forma agli elementi essenziali della struttura dell'hotel, cioè la corte d'onore, che è quella che è di fronte, e il giardino. Entrambi gli edifici sono divisi in due, c'è una parte bassa che è rivestita di marmo e invece una parte alta che è una vetrata plissettata. Si concretizza con due aspetti architettonici fondamentali per noi, quindi il primo si caratterizza da un rivestimento a specchio che dà una suggestione eterea, l'altro invece è fatto da lame di ferro, costole, che appunto penetrano il terreno e diventano le fondamenta per tutto, con un grado di realtà immersivo sul giardino che gli si contrappone, mentre l'altro di carattere riflessivo. Abbiamo assunto che i due siti potessero essere immaginati come dei contenitori, come delle controforme, come fossero dei casseri entro cui la materia grezza, che fondamentalmente è il calcestruzzo, avrebbe potuto trovare una configurazione, avrebbe potuto trovare una forma. L'Orangerie si fa portatrice del tema del viaggio, ma anche del tema del processo di cura e di gestione condivisa. Da una parte si cerca di completare il mosaico verde esistente nell'ala est attraverso un giardino vero e proprio che si svolge su più piani, mentre nell'ala sud è come se il giardino diventasse minerario. Perché non fare un bel cocktail di leggerezza e domestico, o di trasparenza e voglia di domestico, ed è uscita questa roba qua, Ménage à Trois. Quello che succede è che l'edificio diventa, come dicevo, una specie di tessuto trasparente, riflettente, che rimanda quasi pixelata l'immagine di ciò che gli sta intorno. Si libera sempre ai piani superiori una specie di terrazza libera per gli eventi, che nel caso della est è una specie di bistrò che potrà servire anche gli ospiti dell'hotel, l'altra invece la sud, un altro spazio per eventi. Abbiamo lavorato su questa piazza davanti al colonnato imponente del Galifè, immaginandola come una piazza teatro dove all'occorrenza l'una o l'altra facciata possono ospitare rappresentazioni e rappresentare scenografia. Per quanto riguarda l'altro edificio, invece, abbiamo tentato di raccontare delle residenze a un plein air quanto più possibile, in maniera tale che si potessero costantemente rivolgere verso il giardino, verso il parterre. Che se portato all'estremo è un progetto di interno continuo, cioè un unico interno in cui la città è distante ed è una sorta di sfondo che avvolge l'intero isolato. Il nostro progetto si chiama la Cité des Cultures d'Italie perché con questo nome volevamo porre l'attenzione non tanto su due edifici isolati, le due ali, ma sulla capacità di fare sistema con l'edificio esistente e con il parterre che condividono. La proposta di un grande foyer che collega le diverse ali e che ruotano intorno all'edificio storico dell'Hotel de Galifè è un grande spazio performabile e flessibile
per le attività dell'Istituto di Cultura. L'occasione del progetto è stata utile per noi per insistere sul problema della storia. Vedete, i prospetti sono una sorta di patchwork di palazzi italiani noti che tornano appunto in forma di ricordo, quindi non li ricordiamo così bene, ci sono delle deformazioni, dei cambi di scala, le misure non tornano, le collocazioni chiaramente non tornano. L'edificio che vive di una corte centrale e in cui ovviamente i servizi si accatastano sul muro cieco, mentre in facciata una fascia di filtro tra l'interno e l'esterno fa da contraltare allo spazio del portico. Ma venendo all'ala sud, almeno per l'esterno e per la volumetria, è stato possibile riproporre una facciata all'ala antique attraverso lo studio dei documenti sia iconografici sia letterari. Sono felice di aver dato il piccolo contributo che poteva dare l'Istituto di Cultura alla promozione dell'architettura emergente italiana e alla sua diffusione in terra di Francia. Sappiate che il 14 di luglio il direttore generale del Sistema Paese, il ministro Vincenzo De Luca, presenterà la mostra alla Biennale di Venezia a Ca' Giustinian. In quell'occasione riveleremo il nome del progetto più interessante.